Ciao! Allora ragazze e ragazzi, finalmente vi posso parlare bene di questo marchio, ma prima di tutto il mio spot. Adotta anche tu un piccolo canale. Se il video ti è piaciuto, metti un pollicino, scrivi un commento e se hai piacere iscriviti al mio canale. In questo modo mi sosterrai e permetterai a un piccolo canale di continuare a sopravvivere. Grazie! Lo so, mi state odiando, ma lo sapete, è così. Allora, finalmente, dicevo, vi posso parlare di Leaf Green. Vi ho già accennato qualcosa nel video sul Sana, perché vi avevo detto che è sicuramente una delle marche che più mi hanno colpita. L'idea che c'è dietro a questa marca è, secondo me, qualcosa di unico. Infatti, io e il signor JJ siamo rimasti incantati quando il ragazzo dello stand ci ha raccontato un po' del loro brand. Ho avuto due prodotti in omaggio da provare e dei quali appunto vi posso parlare perché li ho provati e quindi insomma possiamo parlarne. Allora, partiamo dal nome Leaf Green. Il ragazzo ci ha spiegato che non vuol dire foglia verde, ma vuol dire verde foglia, cioè questa similitudine tra un colore e il corrispettivo in natura. Infatti, questo brand è giocato tutto su questa ambivalenza, cioè questo doppio obiettivo che si pone questo brand, cioè un obiettivo cosmetico e aromaterapico. Infatti, tutti i loro prodotti lavorano su questi due piani, sul piano cosmetico con ingredienti naturali. Niente OGM, inci ovviamente verdissimi, eccetera. E sul piano aromaterapico, utilizzando piante che hanno anche appunto un risvolto aromaterapico, quindi dal punto di vista mentale e psicologico. La cosa che mi ha colpita di più di tutti è che nei loro prodotti c'è proprio la pianta. Infatti, se voi vedete questo ogliettino, ormai la lavanda dentro si è un po' distrutta, però potete vedere prima c'era un rametto intero di lavanda, adesso sono caduti un po' i bocciolini. Ma c'era dentro proprio la piantina di lavanda e anche questo è un loro punto di forza, cioè la pianta veicola direttamente gli attivi nel prodotto, quindi il prodotto è molto concentrato perché oltre ad avere già degli attivi dentro, in più la pianta continua a rilasciarne ovviamente essendo dentro al prodotto, quindi veramente un prodotto molto molto concentrato. Loro sono arrivati a questo partendo dallo stress, cioè come si fa a combattere lo stress. E sono giunti alla conclusione che lo stress si combatte soprattutto quando si è a contatto con la natura, quindi hanno pensato di portare la natura nel cosmetico. E questo è un po' il loro punto di partenza e quindi sono arrivati a fare questi prodotti appunto naturalissimi che lavorano anche sull'aromaterapia e che hanno all'interno proprio la natura, cioè la pianta. Hanno una linea non vastissima, però comunque secondo me è molto interessante. Vi faccio vedere. Si tratta di oli, bagno doccia e scrub. Queste tre tipologie poi sono declinate in diverse fragranze. Per esempio, gli scrub sono due, cioè questo qui che è menta e caffè, e poi ce n'è un altro che se non sbaglio è alla lavanda ed è più idratante. Questo invece è un po' più rinvigorente, diciamo. Io ovviamente ho scelto questo. Poi ci sono appunto oli e bagno doccia. Anche in diverse tipologie, per esempio c'è il bagno doccia da 200 ml, quello da 100 ml, che poi sono chiamati in realtà aroma bagno, questo è il loro nome, poi c'è l'olio spray e l'olio roll-on, olio spray da 30 ml e olio roll-on da 10 ml, io ho l'olio roll-on da 10 ml. Le linee sono energia e felicità, cioè all'arancia, che vedete ha dentro proprio la scorza d'arancia. Poi c'è calma e relax, melissa e achillea. Vedete? Ci sono dentro proprio le piantine. Poi c'è
armonia e concentrazione alla menta, anche questa super interessante. E poi c'è antistress e dolce sonno alla lavanda, che è l'olietto che ho io. Sono tutti prodotti al di sotto dei 20 euro, quindi ecco, io mi aspettavo, essendoci dentro la piantina, insomma, mi aspettavo una fascia prezzo anche più alta. Sinceramente, quando sono stati mostrati i prodotti, una delle prime cose che ho pensato è stata chissà quanto costeranno. Invece, devo dire che quando ho chiesto i prezzi al titolare, sono rimasta veramente piacevolmente sorpresa, perché veramente niente costa più di 20 euro. E hanno anche, tra l'altro, un paio di cofanetti. Se voi andate sul loro sito, non c'è un vero e proprio shop, però se voi gli scrivete potete ordinare tramite email tranquillamente. Loro sono un marchio nuovo, quindi ancora stanno cercando distributori. Alsana ci hanno detto che insomma li stavano anche trovando, quindi penso che troveremo la marca prossimamente, magari anche nei negozi, però intanto se volete acquistare online potete scrivergli dal loro sito e non c'è nessunissimo problema. Hanno appunto anche qualche cofanetto con dentro più prodotti, che sicuramente è interessante. Io però ho provato appunto lo scrub alla menta e caffè, che è qualcosa di meraviglioso, da 250 ml. Allora, ha questa consistenza molto cremosa, c'è dentro anche dell'olio. Quando si separano vanno mischiati, infatti sul prodotto c'è scritto proprio di mischiare prima di utilizzarlo. Ha questo profumo di caffè che è una cosa pazzesca. Ecco, devo dire, mi sarei aspettata anche un profumo forte di menta. Invece la menta si sente poco, si sente molto il caffè. La consistenza mi è piaciuta molto. Ecco, nonostante avrei gradito una profumazione un po' più forte di menta, la consistenza mi è piaciuta moltissimo, perché ha questa consistenza cremosa, questi granuli che scrabbano bene, cioè sapete che a me piacciono le emozioni forti, quindi mi piacciono questi scrub che scrabbano veramente. Questo è uno di quelli, quindi un bello scrub significativo. Mi piace il fatto che, nonostante abbia dentro dell'olio, io di solito non amo gli scrub con dentro gli oli, perché non mi piace avere la pelle unta quando esco dalla vasca. Quindi, quando ho visto l'olio, ho detto: aia, mi sa che non ci siamo. Invece devo dire che non è un olio che unge, cioè vi lascia la pelle idratata, ma non vi lascia la pelle unta. Quindi questa cosa mi è piaciuta, è un olio evidentemente piuttosto leggero. Quindi sì, cioè, è piaciuto anche a me che non amo questa tipologia. Lo scrub appunto, come vi ho detto, è bello intenso, quindi mi piace. Non è di quegli scrub a base di zuccheri o sale che si sciolgono, cioè i granulini sono granulini che potete continuare a massaggiare quanto volete, non si sciolgono con l'acqua e con nient'altro, quindi questa cosa mi piace. E il profumo di caffè è buonissimo, cioè veramente lo sentite, vi sveglia, cioè veramente qualcosa di intenso, mi è piaciuto molto. Sicuramente un prodotto valido, mi è veramente piaciuto. Poi ho questo ogliettino roll-on alla lavanda che vi ho fatto vedere, vedete c'è proprio il roll-on. Ecco, io questo tipo di prodotto non lo uso molto, devo dire, preferisco proprio l'olio corpo. Infatti, se dovessi fare un acquisto, io sceglierei di comprare l'olio spray, proprio per poterlo applicare su tutto il corpo. Il roll-on per me è un po' riduttivo, però sera prima di andare a dormire, mettermi un po' di roll-on sui polsi mi è piaciuto, mi sta piacendo, mi sta prendendo questa piccola abitudine. Ha questa profumazione di lavanda non forte, molto molto leggera, però molto naturale, cioè proprio l'odore della pianta di lavanda. A me piacciono un sacco queste profumazioni proprio naturali.
che non hanno niente di artificiale e che vi sembra proprio di avere di fianco la pianta di lavanda. Cioè, io poi adoro l'odore della lavanda vera. Questa profumazione è veramente molto molto leggera, quindi non vi dà fastidio. Se non vi piacciono le profumazioni forti, assolutamente non è il caso. Molto molto leggera, piacevole. L'olio non è un olio che unge, secondo me è la stessa tipologia di olio dello scrub, perché sono oli piuttosto facili da far assorbire. Quindi anche questo devo dire mi è piaciuto. Sinceramente, dovessi comprarlo, sceglierei lo spray per poterlo applicare su tutto il corpo. Così piccolino, secondo me è un po' riduttivo. Sicuramente mi piacerebbe provare il bagno doccia. Quello sarebbe veramente interessante. Quindi niente, questa è la mia recensione su questi prodotti. Ditemi se conoscevate questo marchio, non credo perché è un marchio piuttosto particolare, appunto nuovo. Magari se provate qualcosa fatemelo sapere. Tra l'altro, questa tipologia di cosmetico ha un brevetto depositato. Guardate, c'è questo loghino che vi informa di questo, quindi solo loro possono fare questa tipologia di cosmetico, qualcosa sicuramente quindi di molto particolare. Ecco, adesso leggevo sulla confezione che questo olio dovrebbe avere un effetto setificante, e infatti è proprio quello che intendevo dirvi, cioè è un olio non unto che si assorbe e vi lascia questa morbidezza, senza però lasciarvi l'unto, quindi veramente questa consistenza mi è piaciuta molto, questo effetto mi è piaciuto molto e non è facile da trovare negli oli che di solito ungono. Quindi niente, dicevo, fatemi sapere se deciderete di provare questo marchio, se magari lo trovate in giro, fatemi sapere perché io sinceramente per ora non l'ho visto da nessuna parte. Vi invito magari a dare un occhio al loro sito, loro sono dei ragazzi di Urbino, quindi assolutamente italianissimi. Io come al solito vi mando un mega bacio, scrivetemi un commentino, mettete un pollicino e alla prossima, ciao!